Allora, passiamo al prossimo ospite da premiare, Deborah De Blasi. Grazie, grazie. È una serata magnifica e i miei complimenti veramente più vivi e sinceri, perché avete fatto un lavoro di internazionalizzazione veramente eccezionale e si sono visti i frutti. Io ringrazio per l'onore che mi state facendo questa sera. Già mi avete onorata della vostra considerazione in occasione della manifestazione dedicata al servo di Dio Aldo Moro, con la messa in scena dell'opera qui proprio al Paesiello a maggio scorso, e di questo me ne sarò sempre grata, e questo premio corona questo sogno. Io che lavoro nel mondo della scuola, lavoro presso l'ufficio scolastico provinciale, sono orgogliosissima domani, cioè lunedì, di portare questo premio con me. Grazie. Grazie, grazie. Allora, consegniamo il premio. Prego. Non mancherà una prossima volta un'esibizione dovuta. Perché è anche regista. Una cosa sola, se mi posso permettere. Visto che si stava parlando e si è parlato di Victor Hugo, e visto che si è parlato tanto dei bambini, e io sono principalmente un insegnante, lavoro attraverso il teatro e la musica con i ragazzi e con gli extracomunitari che stanno cercando una nuova vita qui da noi, vorrei permettermi di salutarvi e di ringraziarvi ancora con tre righe di un discorso che venne letto da una giovanissima 17enne pakistana nel 2014, quando ritirò il premio Nobel per la pace. Si tratta di Malala. Questo premio non è solo per me, è per i bambini dimenticati che vogliono un'istruzione, è per i bambini spaventati che vogliono la pace. E per i bambini senza voce che vogliono il cambiamento. Sono qui per i loro diritti, per dare loro voce. Non è il momento di avere compassione, è il momento di agire per fare in modo che sia l'ultima volta che a dei bambini è sottratta l'istruzione. L'istruzione è una delle benedizioni della vita ed è una delle sue necessità. Grazie. Grazie.